500 lire per la scuola. Dirai alla maestra che papà e mamma la beneficenza se la fanno per conto loro, va bene? Capito? Ma io avevo già detto di sì. E vabbè, adesso invece gli dici di no. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai. Sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci. Ma era per i poveri. Ma quali poveri? I poveri non esistono. Ma lo sai che perfino i mendicanti sono pieni di milioni? Se, lo sai che quando muore un povero gli trovano i biglietti da 1000 dentro il materasso? I soldi al posto della lana li trovano. Qualche volta poi succede che gli rosicchiano i topi e allora resta soltanto un bel mucchietto di segatura. Sai, con quei dentini i topini fanno... Tu li hai lavati i dentini? Fai vedere? Docetto, sciacquati. Buona? Sì. Basta così? Ne vuoi un'altra? No. Due cappuccini e due paste. Due cappuccini e due paste. 200. 200. Ma papà... Arrivederci, bellezza. Buongiorno. Ma papà, ne abbiamo mangiate 6. Ma cosa te ne importa? Ne abbiamo pagate 2, no? Bisogna farsi furbi nella vita, ricordalo, farsi furbi. Chiaro? Sì. Andiamo. Apri la tasca. Guarda quanti bei zuccherini papà ha pregato per te. Andiamo. Birichino. Vedi, Paoletto, tu sei buono, intelligente e anche bellino, ma furbo non lo sei. Adesso ti dico una cosa. Il mondo è tondo e chi non sa stare a galla va a fondo, capito? Hai capito bene? Ricordalo. Aspetta che passo io. Ma papà, di qui non si può. Ma che ti importa se è direzione vietata? C'è la guardia, no? E allora? Noi dobbiamo arrivare in orario a scuola. Fagli le corna, fagli le corna quel disgraziato. Ah, ecco, questa è la pizzettina. Mi raccomando, non metterla vicino al quaderno, sono lo sporchi, eh? E non darne i compagni, capito? Mangiatela tutto da solo, niente i compagni. No, non farmi arrabbiare la maestra, eh? A proposito, mica male la maestrina, eh? Di la verità, preferisci la maestra o Fabio Lore? E dai, cosa fai? Diventi rosso? Siamo uomini, no? Dobbiamo dirci tutto. È su, Allegro, dai. Bacetto. Ciao. Ciao. Ah, se per questo mio figlio sta diventando un vero mascalzone. L'altro giorno c'era Luisa, un'amica di mia moglie. L'acqua a me? Mica male, eh? Stava seduta in poltrona. Beh, lo sai che cosa ha fatto. Senti, scusate. Hai capito che roba? 7 anni e mezzo. Beh, meglio così che tonto, no? Ah, sì. E il tuo? E il tuo come va? Beh, abbastanza mascalzone anche il mio. Oddio, forse un po' timido, deve aver preso dalla madre. Oh, ma io lo sto tirando super benino, eh. Si sta facendo, sì. Giuliano, ti ha dato un pugno in un occhio? Sì. E tu dovevi dargli un calcio in culo. Ricordati, chi picchia per primo picchia 2 volte. Poi nella vita c'è sempre da rimetterci a buscarle. A te piace di buscarle? No. E allora picchia, no? Picchia, picchia sodo. Ricordi il proverbio? Sì, il mondo è tondo. No, non quello. Meglio un bel processo che un bel funerale. E adesso mangia la pera che arriva la mamma. Non ho più fame. Dai, mangia la pera, su. Non c'ho fame. E chi se ne frega, non mangiare. Senti, vuoi provare questo caffè? È una nuova miscela che ho preso al supermarket. Proviamolo. Vuoi un po' di caffè? No. Prendilo, ti fa bene. Ti tira su, ti eccita, Sembra un morto, mi sembra, sto bambino. Mannaggia. Porca schifa, guarda che fila che c'è. Come si fa a entrare qua dentro adesso? Stai attento che scherzetto ti combina papà adesso, eh? Attenzione, eh? Maestra? Che fai? Stai zitto, vieni con me. Vieni con me. Scusate, sono un mutilato di guerra. Sì. Passo avanti perché ho la gamba... Beati voi che potete camminare. Un mutilato, il bambino non paga perché è sotto il medico. 200 lire. Quelli come lei non dovrebbero pagare. Il proverbio? Il mondo è tondo e chi non sta a galla va a fondo, bravo. Bravo, bravo bambino, entra che ti facciamo divertire. Li vedi quei fogli? Li vedi? Quelli sarebbero i manifesti elettorali, capito? E quelli che vincono le elezioni, come si chiamano? Quelli si chiamano deputati e vanno in Parlamento. Anzi, adesso non si chiama più nemmeno Parlamento, si chiama pappamento, si chiama.
Tu ridi, eh? C'è mica tanto da ridere, sai. Ci sarebbe da piangere. Altro che storie. Perché vedi, quelli che dovrebbero pensare agli interessi pubblici pensano invece agli interessi propri. Perché purtroppo c'è questa tendenza alla disonestà, questa tendenza alla malafede. Perciò se vuoi andare bene nella vita, non bisogna mai fidarsi di nessuno. Mai. Mai fidarsi di nessuno, capito? Neanche di tuo padre. Oh, scherzavo. Di papà sì, da un bacetto, va. Papà. Ma cos'è che fanno questi? Perché non vanno avanti? Muoversi, muoversi! Tartarughe, dai, muoversi! Muoversi! Ehi! Senti, glielo facciamo lo scherzo del fazzoletto, eh? Su, fai finta di essere svenuto, su, appoggia la testolina così. Oh, fai finta, mica per vero. Anzi, datti una grattatina così per scaramanzia.